vanno qua sopra. Ciao ragazze, oggi finalmente parliamo di nuovo di libri, sono super felice di questa cosa e vi mostrerò un sacco di libri che ho comprato in realtà da metà anno a questa parte. Sapete che mi è rinata un po' questa passione per la lettura e da lì mi sono scatenata con gli acquisti, ho comprato un sacco di libri, non vi ho ancora fatto vedere niente, quindi tenete conto che questi sono libri che ho comprato in un lasso di tempo veramente ampio, mesi, mesi e mesi, però appunto non ve li avevo mai fatti vedere e io adoro letteralmente gli oldie libri, sono super rilassanti, interessanti, mi piacciono veramente un sacco. Quindi vi consiglio di farvi una bella tazza di tè, mettetevi al calduccio e godetevi questo libro, questo video in cui chiacchieriamo insieme dei miei acquisti librosi. Allora, prima voglio farvi vedere la pila, e questi non sono neanche tutti, perché veramente tutti sarebbero stati, cioè... Oh, pesa tanto, pesa, oddio, stanno per cadere tutti, ok. Allora, iniziamo da questo, che è il libro che sto leggendo in questo momento, in questo periodo. Ho poco tempo per leggere, perché devo fare un sacco di cose per l'università, quando non sto studiando sto facendo cose per YouTube e Instagram, quindi veramente ho pochissimo tempo libero e quello che ho, diciamo che lo passo magari su Netflix, ecco, quindi ho poco tempo per leggere. O comunque, di solito sono stanca e magari non ho neanche tanta voglia. Però, in questo periodo sto leggendo questo libro, che è Donne che comprano fiori, di Vanessa Montfort, edito Feltrinelli. È un libro che ha venduto tantissime copie, è piaciuto tanto. È un romanzo che parla di queste 5 donne che vivono a Madrid e tutte le loro vite ruotano attorno, scusate, a questo negozio di fiori. È un romanzo comunque leggero, però mi piace molto come è scritto. Non è niente di chissà che profondità, però comunque qualche spunto di riflessione c'è e mi sta piacendo. Poi è una lettura piacevole per quando siete stanche, magari se la sera sto tornando a casa, sono in treno, non ho voglia di leggere Dostoevsky, diciamo, ho voglia di qualcosa che mi faccia proprio staccare dalla realtà, diciamo, e questo mi piace molto, molto carino, dà anche degli immaginari molto belli della città di Madrid. E quindi mi sta piacendo, carino questo libro. Un altro Feltrinelli, questo l'ho comprato quest'estate, ed è Sostiene Pereira di Tabucchi. Questo libro mi è piaciuto tantissimo. Praticamente è un romanzo molto particolare. Le premesse erano pessime per me, nel senso che io non amo le cose che trattano di storia, di politica, e questo diciamo che ha un fondo storico abbastanza importante, soprattutto per l'evoluzione della vicenda, però il suo stile di scrittura è talmente pazzesco che mi è piaciuto tantissimo. Racconta praticamente di questo giornalista che lavora in questo giornale, sempre di Madrid, no, di Lisbona, scusate, di Lisbona. Non vi voglio parlare in modo approfondito di tutti i libri, anche perché di quelli che non ho ancora letto non so poco niente, però veramente date una chance a questo libro perché lo stile di scrittura è unico, veramente. Poi, a un mercatino dell'usato a Roma, quest'estate, ho trovato 2 libri a 3 euro ciascuno. Il primo è Memorie di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir, che ho trovato in questa edizione un po' vecchia, molto molto bella, e mi è stato consigliato dalla mia amica Arianna. So poco niente di questo libro, però so che è un capolavoro e penso proprio che mi piacerà. E poi l'altro libro che ho trovato in quel mercatino è il mercatino di Castel Sant'Angelo, che c'è stato quest'estate. È un libro di Fazzi, editore, che è un editore che a me piace molto, soprattutto per le copertine, hanno uno stile grafico che mi dà molta soddisfazione. Questo è Il lungo sguardo di Elizabeth Jane Howard. Sono arrivata un po' oltre metà di questo libro, che è comunque abbastanza consistente, l'ho letto quest'estate. Non ce l'ho fatta neanche a finirlo, è veramente pesante, cioè io non mi è piaciuto per niente questo libro. Praticamente racconta la storia a ritroso del fallimento di un matrimonio tra questi due personaggi, adesso non mi ricordo neanche come si chiamino, ma è veramente lento, 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 e poi non coinvolge, è noioso, cioè non sono proprio riuscita ad andare avanti, non è interessante, è anche un po' deprimente, non mi è piaciuto questo libro. Mi dispiace questa scrittrice, so che è molto amata, ma a me non è piaciuta. Un altro libro di Fazzi, che ho comprato però un'altra volta, è Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, che è un romanzo molto amato un po' da tutti.
tutti. È un romanzo familiare che però piace molto anche a chi non adora questo genere. A me non dispiace, però trovo che sia un po' da prendere a piccole dosi come genere, nel senso che solitamente i romanzi familiari sono densi di personaggi, di vicende, quindi bisogna un po' raccapezzarsi tra tutto quello che succede, però soprattutto Matteo Fumagalli, che è un booktuber che io seguo assiduamente, ha parlato benissimo di questo libro, io mi fido dei suoi gusti, quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Poi mi piaceva tantissimo la copertina sul verde, questo molto bello. Poi passiamo a un po' di titoli di Mondadori. Allora, oh, questo mi farà ridere. La mia amica Arianna mi prende un sacco in giro per questo libro. C'era un'offerta un bel po' di tempo fa sui libri di Mondadori. Io ho preso questo libro di Osho, che è Ricominciare da sé, per scoprire la propria melodia interiore. Comunque sono molto, anche se ne so molto poco, sono molto attratta dalle filosofie asiatiche, in particolare da quelle indiane, e quindi mi interessava leggere questo libro per vedere un po' cosa dice il caro Osho, che è qui dietro. E niente, dovrebbe essere comunque un libro motivazionale, un po' filosofeggiante, non so, vediamo. E anche questa penso sia una lettura abbastanza leggera. E poi ho preso un titolo più importante, Narciso e Boccadoro di Herman Hesse. Io ho adorato Siddhartha di Herman Hesse, veramente mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto un po' di volte e quindi volevo leggere qualcos'altro di questo autore e ho preso questo libro, anche di questo non so nulla, però mi aveva incuriosito molto la sinossi dietro e quindi niente, poi vabbè mi piaceva la copertina. Ma va, e niente. Poi un altro libro di Mondadori che ho preso è Nulla succede per caso di Robert Hopke, non so come si legga. Questo è un saggio, non è un romanzo, che parla delle coincidenze della vita, quindi le coincidenze che cambiano la nostra vita, e mi incuriosiva tantissimo perché io sono un po', mi interessano un sacco queste storie un po' sulle coincidenze, su questi fatti che sembrano quasi sovrannaturali, e boh, non so ancora cosa avrà da dire questo autore, però mi incuriosiva tanto questo libro. Ho scoperto la casa editrice Iperborea, che è una casa editrice che pubblica autori scandinavi, quindi del nord Europa, islandesi, scandinavi, danesi, quindi quelle zone lì, e la loro particolarità è che i loro libri sono editi in questo formato verticale, un po' stretto, e sono bellissimi, cioè sono veramente belli, hanno questa carta particolare, sono stupendi. Io ho trovato questi due usati al libraccio e li ho presi subito. Il primo è L'ultimo bicchiere di Klingsor, che parla di un... l'ho preso tantissimo tempo fa, praticamente parla di un pittore che pensa di essere bravissimo e tipo va in giro per l'Europa a dipingere. Dovrebbe essere abbastanza ironico come libro, però non l'ho ancora letto, quindi non lo so. E l'altro è Monte Carlo, e di questo non mi ricordo nulla. Non mi ricordo... Penso sia una sorta di storia d'amore ambientata nel sud della Francia. Poi, gli ultimi due libri di cui vi parlo oggi sono due libri di Iperborea della collezione I Boreali, che è uscita in collaborazione con il Corriere della Sera. E ve ne ho parlato molto anche su Instagram di questi libri. Il primo è Naïf Super di Erland Loy. Ah, non vi ho detto gli autori di quelli, vabbè. Comunque vi lascio tutti i link di questi libri qui nell'info box, il link Amazon, così potete acquistarli direttamente da lì. E allora, questo è Naïf Super, anche questo consigliatissimo da Matteo Fumagalli, che dice che è praticamente uno dei suoi libri preferiti, ed è praticamente un racconto esistenziale di questo giovane uomo che è un po' in crisi, la crisi dei 20 anni, sta un po' affrontando il suo primo, la sua prima esperienza da adulto e non sa bene cosa fare della sua vita, ed è scritto in un modo molto particolare e molto frammentato, alcuni sono quasi dei flussi di coscienza. È un bel libro, cioè mi è piaciuto, non lo so, non so bene cosa dire perché è davvero particolare, però lo rileggerei perché comunque è più l'esperienza del leggere il libro in sé che poi, boh, vabbè, non so cosa sto dicendo, però mi è piaciuto. E poi l'altro libro che ho preso dei Boreali è Scompartimento numero 6 di Rosa Lixon, questo è scritto da una donna, e perché ho detto scritto da una donna non lo so, e parla di un viaggio in treno, quindi di una conversazione che avviene durante un viaggio in treno sul leggendario treno della Transiberiana tra un uomo e una donna. E so solo questo, ho pensato che sarebbe stato una lettura carina per quando io sono in treno, quindi pensavo di leggermelo in treno questo, però non ho ancora avuto l'occasione.
E quindi questi sono tutti i libri che io mostro oggi, ne ho ancora tanti nuovi da mostrarvi, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere altri book haul, io mi diverto un sacco a filmarli e anche a guardarli. E niente, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri e cosa ne pensate, io spero tanto che questo libro, il mio cervello non connette più, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ora devo rimettere a posto tutti questi libri nella libreria. Allora, questo va qua, questo qua, questo che è piccolino lo metto qua sopra, lo tengo sul letto che adesso parlando di libri mi è venuta voglia di leggere, quindi mi prendo un pochino di tempo per leggere. Ciao!